Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07. Siamo qui con il riassunto della 14ª giornata di Serie A Team 2020-2021. Una giornata che ha visto le due milanesi confermarsi prime in classifica, mentre la Juve non ne perde 3 di punti, ne perde ben 6, soprattutto in vista della sentenza di Juve-Napoli. Sarri avrebbe detto che psicologicamente sarebbe stato un danno per i giocatori, però di questo non ci interessa, noi non perdiamoci in chiacchiere, partiamo subito, vamo! Quante sorprese in Udinese-Benevento 0-2. Benevento che continua a vincere ancora una volta, una vittoria esterna per i non so come chiamarli, giallorossi, perché se dico giallorossi sembra che sto a dire la Roma, però mi sa che non si dovrebbero chiamare giallorossi, ma ok, per le streghe, mettiamola così, che ottengono l'ottavo risultato utile in 14 partite, ma soprattutto ottengono la metà sinistra della classifica con 18 punti. I punti di vantaggio sulla zona salvezza rimangono comunque non troppi, perché sono appena 8, cioè oddio, appena, dopo 14 partite, 8 punti sulla salvezza, sulla zona salvezza, è veramente una grandissima cosa, mentre quelli dell'Udinese sono 5. Più che altro rimangono invariati perché anche Genoa, Crotone e Torino si sono dati da fare a questa giornata. Però comunque super Benevento, l'Udinese che veniva da 5 risultati utili consecutivi, non era facile batterli in casa loro e ci sono riusciti. Quindi veramente veramente bene, Udinese che è un po' altalenante, diciamo che si accontenta del compitino, infatti ha fatto solamente 2 punti nelle ultime 3 partite per i friuliani, mentre il Benevento che continua a stupire con la seconda vittoria consecutiva e la metà sinistra della classifica. Benissimo anche il Crotone che ottiene il Messias di salvezza, Messias che continua a segnare, lo fa con una doppietta, mannaggia a me che l'ho lasciato in panchina al fantacalcio, maremma bestia, l'ho lasciato in panchina per metterci Leao. Voi immaginate che se avessi messo Messias invece di Leao, cosa è un gioco di parole, al posto di Leao avrei fatto 10 punti in più ragazzi. Cioè insomma potrebbe andare meglio, però va bene così ragazzi, così come va bene al Crotone che ottiene 7 punti nelle ultime 4 partite, si rimette in gioco per la salvezza che ormai dista solamente 2 punti, il 17° posto occupato dallo Spezia. Un po' malino invece il Parma che per 5 giornate di fila non vince, ha ottenuto solamente 3 punti in 5 partite, oramai è a più 2 sul Genoa e a più 3 proprio sul Crotone, quindi la lotta salvezza praticamente si riapre grazie a Messias che soprattutto nelle ultime partite si sta mettendo in esalto con una ottima coppiata come modo di vedere insieme a Simi. Per quanto riguarda il Parma invece devono assolutamente svegliarsi perché sennò rischiano, dopo 3 anni comunque buoni, di scendere nuovamente in Serie B. Mentre per quanto riguarda l'Inter è stata prima fino all'ultimo minuto, dove Theo Hernandez ha deciso di dire vabbè ma il Milan è prima ragazzi, quindi ragazzi segno io, quindi Theo Hernandez ha deciso così ragazzi, ancora una volta segno Theo Hernandez, con lui o fa un gol o un assist e l'Inter si inguaia, cioè inguaia, sono 7 vittorie di fila, quindi è strano dire che l'Inter si inguaia, però il Milan non perde punti, 10 vittorie e 4 pareggi per i rossoneri, 10 vittorie e 3 pareggi e una sconfitta invece per i nerazzurri. Milano che si conferma al vertice della classifica italiana, vanno fatti complimenti di questo. L'Inter di Conte forse un po' meno perché ha un organico superiore rossoneri. Per quanto riguarda la partita in sé, Inter-Verona sicuramente sancisce l'uscita dal Verona dalla lotta per la Champions League. È dista 6 punti la Champions per il Verona, però a mio modo di vedere non penso possa battagliare, anche perché alla fine il Verona si accontenterebbe anche della salvezza. Comunque vanno fatti i complimenti a loro per la parte sinistra della classifica, nonostante abbiano venduto i loro pezzi più pregiati. Per quanto riguarda l'Inter segna Lautaro, serviva a Lautaro questo gol, sono 6 in campionato per lui, sempre migliore la coppia con Lautaco, con Lautaco. Cosa ho detto? Lautaro più Lukaku, Lautaco, che cazzo stai dicendo Wanyu? Comunque stravolge un po' il modulo Conte, anche se in realtà sembrava quasi un 3-5-2, però in realtà è un 3-4-2-1 con Perisic e Lautaro alle spalle di Lukaku. Per la seconda volta consecutiva l'Inter rischia di pareggiarla vincendo solamente con un gol di scarto, però alla fine l'importante è averla vinta, l'importante è essere lì a lottare per lo scudetto perché è l'unico obiettivo ormai dell'Inter di Conte e quindi a loro va benissimo così. Bene anche il Bologna che seppur non vince da 5-6 partite riesce a pareggiare in extremis con l'Atalanta, passo indietro dunque per i bergamaschi che ottengono il secondo pareggio nelle ultime 3 partite, anche se comunque c'era da dire che un po' si sono svegliati, l'avevano quasi vinta, hanno vinto comunque 2 delle ultime 4 partite, 2 vittorie e 2 pareggi, l'altro pareggio è con la Juventus, quindi diciamo che in qualche modo è tutto più che giustificato. Anche senza il Popu Gomez la Dea sta andando bene, perché comunque il Bologna non è mai una squadra semplice da affrontare. Per quanto riguarda appunto gli emiliani, sono a più 5 sulla zona salvezza, 15 punti in 14 partite, un bottino forse un po' magro per una squadra allenata da Mihajlovic, che gli scorsi anni stava andando anche meglio rispetto a come sta andando ora. Sembra debba risorgere Orsolini, infatti ieri lo abbiamo rivisto finalmente, un buon Orsolini, male Barrow, bene invece la Dea che comunque continua a dar spettacolo, come detto prima, anche senza il Papu Gomez. Atalanta che
conferma il settimo posto in classifica con una gara da recuperare, mentre il Bologna si piazza alla posizione numero 13 della classifica di Serie A. Dunque molto molto bene per entrambe, anche se per l'Atalanta comunque un passo indietro. Incredibile invece ciò che è successo in Napoli-Torino. Il Torino che stava vincendo sul campo del Napoli, Torino che ha praticamente addirittura dominato il San Paolo, a quanto ho sentito, io ho visto di sfuggita ieri le partite di Serie A. E devo dire che comunque il Torino gioca veramente bene a pallone, forse un po' sfortunato perché ogni volta che va in vantaggio per la seconda volta consecutiva a 10 minuti dalla fine il Torino vinceva, ragazzi. In questo caso addirittura a 2 minuti dalla fine, quando Insigne si è inventato un gol davvero spettacolare dove nessuna difesa penso avrebbe potuto far nulla. Quindi veramente bene il Torino che due pareggi nelle ultime due partite, comunque un po' si stanno risollevando. La salvezza dista solamente 3 punti e quindi il Torino sta iniziando a giocare a pallone a confronto delle prime giornate. Comunque stava vincendo allo Stadium con la Juve, stava vincendo a San Siro con l'Inter, stava vincendo qui con il Napoli, alla fine è arrivato comunque un pareggio. Dunque comunque un buon punto per il Torino. Giampaolo non so se verrà esonerato, comunque magari il panettone glielo faranno mangiare, e sono convinto che se Giampaolo resterà il Torino comunque emergerà avendo comunque il migliore attaccante italiano che è Andrea Belotti, un'ottima ala come Verdi, comunque degli ottimi giocatori il Torino ce li ha, ragazzi. Per quanto riguarda invece i campani del Napoli, dopo aver ottenuto la vittoria a tavolino, diciamo così, cioè non vittoria a tavolino, però dopo aver ottenuto la vittoria in tribunale con la Juventus, con la partita che si rigiocherà, a mio modo di vedere, una buffonata. Sono comunque un po' troppi forse i punti persi, perché alla fine il Napoli perdeva punti solo nei big match, però alla fine sta perdendo punti soprattutto ultimamente. Un punto nelle ultime 3 partite, un bottino decisamente magrissimo, per metà giustificato, dato tantissimi infortuni che stanno colpendo la formazione partenopea. Però comunque, se il Napoli non puoi fare un punto in 3 partite, perché comunque la squadra lunga il Napoli ce l'ha. Poteva essere lì a lottare per lo scudetto, invece ha deciso di fare un punto in 3 partite. Meglio di loro, invece, la Roma. Non sbagliano mai, invece, giallorossi, infatti. Questo è il titolo che ho scelto perché i giallorossi non perdono una partita facile. È incredibile come i giallorossi soffrono nei big match, perché o perdono pareggiano nei big match dove magari c'è la Juve, c'è il Sassuolo, c'è l'Inter, c'è il Milan, però il resto le vincono tutte. Ieri l'hanno dimostrato, ennesima vittoria, stavolta 3-2 sul Cagliari. A giro segnano un po' tutti, anche se il trascinatore generale è Mkhitaryan. Magari segnava Mkhitaryan ieri perché c'era il fantacalcio. Ieri, nel caso di ieri, sono andati in gol Dzeko, sono andati in gol anche difensori perché ha segnato Mancini su assist di Smalling, in gol anche Veretout che sta facendo una grandissima stagione. Quindi insomma Roma momentaneamente terza in classifica in attesa di vedere la Juve che gioca con il Napoli perché è una partita da recuperare e nulla ragazzi, quindi veramente benissimo la Roma. Cagliari che invece sta andando decisamente sottotono, non vince ormai da troppe partite, appena 3 sono i punti nelle ultime 5 partite ragazzi. Cagliari che è semplicemente a più 4 sulla zona salvezza, magari un po' poco per essere il Cagliari perché comunque la qualità ce l'ha soprattutto in attacco con Joao Pedro, Simeone, Pavoletti. Cagliari che si deve in qualche modo risorgere. Parlando di zona salvezza, salvezza molto molto combattuta, soprattutto dopo quello che è successo ieri con il Genoa che riesce a vincere sul campo dello Spezia. Non basta il gol di Nzola, la formazione bianconera, nel senso bianconeri quelli, sì, diciamo, chiamiamoli bianconeri, va. Risorge definitivamente forse anche Andrea, come lo sta chiamando? Mattia Destro. Mattia Destro che sta facendo comunque una buona stagione dopo la doppietta fatta al Milan, quindi dopo che abbiamo visto quello in questa serie A possiamo vedere di tutto. Lotta salvezza a questo punto combattutissima dopo che le prime 3 sembravano ormai fuori. Ha vinto il Genoa, ha vinto il Crotone, ha pareggiato il Torino, mentre perdono Cagliari, Parma e Spezia, ed ecco qui che diventa la salvezza molto molto combattuta, probabilmente la salvezza più combattuta dei top 5 campionati europei. Lotta salvezza veramente apertissima. Genoa che quindi risorge dopo una serie di partite che erano andate male, lo fa con Ballardini per la quarta volta in panchina. Pensate che quando l'avevano esonerato aveva detto il presidente Preziosi: Ballardini è scarso, e vabbè, scarso è, ma tant'è vero che ha vinto le stesse partite di quanto ne aveva vinte Maran nelle precedenti 13, anche se il problema del Genoa secondo me è più la squadra. Il Milan invece c'è, il Milan c'è e qui molto più di all'Inter, ma non è che sono juventino quindi preferisco il Milan all'Inter, anzi ci mancherebbe, però Milan vanno fatti i complimenti molto più che all'Inter, perché sono praticamente 16 partite di fila, contando anche lo scorso campionato, che il Milan fa almeno 2 gol in ogni partita. Anche qui a giro segnano un po' tutti. I trascinatori generali però sono Theo Hernandez ed Ibrahimovic perlomeno quando è carico, ragazzi. Theo Hernandez che decide di consegnare i 3 punti al Milan all'ultimo secondo con un colpo di testa, sono già 4 i gol in campionato per il terzino sinistro francese, quindi veramente veramente bene per Theo Hernandez che sta facendo veramente un campionato della Madonna, così come l'aveva fatto l'anno scorso, trascinatore generale del Milan, Milan che ottiene
la decima vittoria in 14 partite, gli altri 4 sono pareggi e si conferma alla vetta del campionato italiano. Speriamo che ogni tanto facciano un passo falso, perché sennò per i bianconeri di Pirlo, che sono ovviamente la mia squadra, si fa veramente veramente difficile, ragazzi. Quindi il Milan c'è. Ah, piccolo PS, se non vedete la Juve, perché la Juve io la recensisco sempre una partita a parte. Neroverdi d'Europa perché il Sassuolo momentaneamente è quarto in classifica, quindi veramente veramente bene il Sassuolo, che dopo aver vinto solamente una delle precedenti 6 partite, torna a vincere. Lo fa comunque in maniera anche abbastanza convincente, con una vittoria sul campo della Sampdoria, che comunque viene lasciata in 10 uomini. Vince 3-2, torna a segnare Ciccio Caputo, che comunque torna dall'infortunio. Segnano anche Traoré come trequartista e Berardi, che oramai è il trascinatore generale di questo Sassuolo, anche se il trascinatore del generale del Sassuolo è l'attacco. Sampdoria, a cui non stava bene evidentemente la parte sinistra della classifica, torna a undicesima con 17 punti in 14 partite, comunque a più 7 sulla zona salvezza, ampiamente comunque in linea con le aspettative per la Sampdoria, che deve fare un campionato normale. Non è in linea con le aspettative del Sassuolo, invece, che va ben oltre. Momentaneamente è quarta in attesa dei recuperi di Napoli, Juve e Atalanta. Momentaneamente è quarta e si godono l'Europa. Detto questo, ragazzi, il video termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciare mi piace, caso contrario, un dislike. Commenta se siete d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscrivetevi al canale. In descrizione il link per seguirmi su Instagram. Da Monospor07 è tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi!